Ecco il Partenio di Avellino, vedete i marcatori Pettinari, Castaldo, Zito, Conè e poi lo stesso Pettinari. L'ingresso in campo non c'è, il pubblico delle grandi occasioni al Partenio Lombardi di Avellino. Questi sono i tifosi irpini che sono sistemati in curva nord, che si fanno sentire. Erano poi posizionati gli ultras nella zona inferiore. Il tradizionale scambio di gagliardetti e il sorteggio per il campo. Questi sono i tifosi del Pescara, questi quelli dell'Avellino. Una buona presenza di tifosi biancazzurri. Gigi Di Biagio presente in tribuna al Partenio. Calcio d'inizio, parte bene il Pescara con Bjarnason che va al tiro. Nessun problema per l'estremo difensore irpino. Poi arriva il gol del, anzi, questa è l'azione, il gol di Pettinari, che avete visto si libera bene in mezzo a due avversari, evita la trappola del fuorigioco, ma difesa irpina, guardate, messa malissimo, e la conclusione che si insacca alla destra del portiere dell'Avellino. Questo è Melchiorri che va via sulla sinistra, poi tenta la battuta, la palla è toccata dal difensore dell'Avellino ed è respinta dalla traversa. Questo è il cambio con l'ingresso di Zito e quel cambio che cambierà la partita. Calcio di punizione di Brugman, la palla messa in calcio d'angolo, poi Zampano per Bjarnason, ancora l'intervento del portiere. Come vedete nel primo tempo Frattali è il portiere più impegnato, la risposta dell'Avellino qui a Resti, bravo nel mettere la palla in angolo, ma avete visto che nel primo tempo le azioni sono tutte di marca biancazzurra. Inizia la ripresa, questo è Rastelli che osserva preoccupato, c'è il cambio con Politano che è entrato in campo al posto di Selasi ed è proprio Politano che mette in movimento Memusciai. Poi bello il colpo di testa di Politano con la palla, anzi si trattava di Pettinari, con la palla respinta, quindi Pettinari per Politano. Melchiorri, qui è bravo il portiere dell'Avellino che non fa girare l'attaccante del Pescara, che sciupa così un'occasione. Poi ecco l'episodio del calcio di rigore con l'intervento di Salamon sul cross di Zito e il calcio di rigore realizzato da Castaldo al 18° della ripresa. Si accende la partita in questa occasione, l'Avellino ha agguantato il risultato di parità, poi comincia a ingranare le marce alte, il cross di Conè, la palla sul secondo palo, la conclusione di Castaldo che fa rimbalzare il pallone. Poi qui protesta ancora il Pescara, il gol di Zito, avete visto l'uscita, qui fa Hulk Zito, avete visto l'uscita di Aresti che va ad impattare con un avversario, ma l'arbitro non fischia. Poi questo è il gol di Conè che al 38° porta il risultato sul 3-1 ed infine c'è il gol del Pescara con Pettinari che a tempo scaduto fissa il punteggio sul 3-2.